molto spesso il fatto di essersi rivolti alla storia dell'arte e ad aver rivolto lo sguardo verso figure del passato ha fatto sì che si leggesse la nostra azione, le nostre scelte come una via per non occuparsi dell'attuale politico. Invece è vero il contrario, nel senso che per noi è sempre stato una scelta per operare in diagonale. Questo è dunque il punto di partenza del mio ragionamento. Vedete, per chi sente di essere stato travolto dai impetuosi cambiamenti storici e culturali, la permanenza del classico può sembrare una sfida irritante o una vuota nostalgia. Ma guardate meglio, è probabile che nessuna epoca abbia mai avuto un punto di vista privilegiato e obiettivo da cui interpretare il passato. Voglio introdurre, da questo punto di vista, il caso delle Eneide di Virgilio. Il contesto demografico dell'epoca di Augusto fu caratterizzato da un'enorme mobilità umana, e i circa 6 milioni di abitanti liberi dell'impero, circa 2 milioni e mezzo, furono forzosamente trasferiti sulla base di programmi statali di colonizzazione e ripopolazione nella sola Italia romana. A questo si può aggiungere una stima di 4 milioni di schiavi messi in movimento dalle conquiste romane. Se questo contesto demografico ha qualche consistenza, larghe parti dell'impero, in particolare l'Italia, le province occidentali e l'Africa, dovevano offrire uno spettacolo di cambiamento davvero impetuoso e in qualche caso angosciante. Sullo sfondo di uno scenario come questo, l'Eneide può essere vista allora come una storia sul cambiamento e sul dolore del cambiamento. Esilio, colonizzazione, mobilità. Nuove patrie che assomiglieranno o non assomiglieranno alla madre patria, temi importanti dell'opera, sono anche alcune tra le questioni più sentite e sofferte del tempo di Virgilio. In fondo il potere a consegnarti una tradizione e lo fa in un certo modo, con un certo linguaggio, a favore di una certa idea che deve essere veicolata. La nostra intenzione era ed è sempre quella di prendere in mano le icone ed eventualmente disintegrarle o riguardarle da un altro punto di vista e riconsegnarle non per merito nostro, ma semplicemente offrendo un punto di vista diverso. In questo senso, se da un lato Giorgione, Fortuni, Artemisia offrivano il campo ad un lavoro di indagine legato all'immagine, in realtà, da sempre siamo interessati all'aspetto biografico, non tanto per una sorta di connessione automatica tra portato biografico e gesto artistico, ma perché si possono intravedere molto spesso delle vibrazioni che sono fortemente legate all'empatia tra l'artista e il contenuto proposto, e la forma in qualche modo diventa la sede, il luogo, il guscio che offre la visione di una spaccatura, di una frattura, ed è dentro quella frattura che ci si è voluti inserire, inseguendo una traccia, che è molto spesso una traccia di sofferenza e di dolore, talvolta anche di sangue. E attraverso quella fenditura non si è solo voluti andare verso l'umanità dell'artista dietro, torno ad usare il termine icona, insomma, dietro quello che la tradizione ci consegna come immaginario,
ma anche è come se appunto le immagini del passato, offrendoci questo crack, ci permettessero di andare a indagare altre questioni, che sono appunto quelle del potere, della importantissima trasmissione, delle modalità della trasmissione della memoria e quindi della costruzione degli immaginari. Sed, si tantus or casus cognoscere nostris, et premuter Troiae supremum audire labores, quamque animus ne venisse, or let nocturne fugit, incipiam fratibella Fabisque tuxi, ductor est anima, totem labentibus ambis, instar monte secum, divina palla disarte, ae Virgilio si è trovato edificandosi, a prestis dover terra in qualche nostris, modo dare una lingua ad un impero. Ottaviano Augusto chiese a Virgilio di donare al nascituro impero, che allora in realtà era una repubblica, un poema che cantasse le gesta, le imprese dei romani, perché era una responsabilità enorme, bisognava dare ad un sistema politico, in qualche modo, un topos culturale su cui poi sarebbero fondate poi tutte le generazioni future. Noi abbiamo comunque un poema che ci è giunto incompleto, i rotoli dell'Eneide gli sono stati strappati, lui aveva deciso di darli alle fiamme, ma è morto e i suoi rotoli gli sono stati sottratti. Sceglie di fondare il mito di Roma su un mito di perdenti, su un mito di miserabili, di un popolo degno di lacrime. I troiani, futuri greci, futuri, scusa, futuri romani, sono in realtà dei perdenti, sono in realtà degli esuli, fuggono e approdano con le navi, in una terra che non conoscono, attraverso innumerevoli pene, innumerevoli perdite. Quindi, in qualche modo, come dire, il materiale è molto ambiguo e molto problematico, complesso. Ecco, quindi il poema che è stato consegnato è un poema che è ben lungi dall'essere semplicemente il canto di un popolo glorioso, ma è qualcosa di oscuro, una vertigine oscura, direi. Nei nostri lavori si fa un uso mescolato di linguaggi diversi e di tecniche diverse ed è un dato di fatto. Il video ha spesso una parte non preponderante ma equilibrata rispetto ad altri elementi più teatralmente canonici. Ma allo stesso tempo confluiscono anche altre parole, altre sintassi, altre lingue, il canto non ultimo. E questo fa, è bellissima l'espressione del meticciato, comporta una sorta di mescolanza, anche di provenienze, perché in fin dei conti queste sono anime della compagnia che riguardano anche la composizione della collettiva della compagnia, in termini proprio
ciascuno di noi ha sostanzialmente portato le proprie esperienze e tuttora le porta, come dire, mette sul tavolo il proprio linguaggio, e questi linguaggi vengono fusi. Ma in realtà, se tutto questo è vero, non è soltanto un caso, ma è più che altro una volontà, o meglio, un desiderio di percorrere una modalità di scrittura. E una certa modalità di montaggio della scrittura, spesso per frammenti, ma non tanto nell'idea dello specchio in frantumi, quanto piuttosto nell'idea dell'accostamento di zolle tettoniche che si scontrano per cercare una sorta di frazione tra i diversi blocchi o i diversi elementi del contenuto che devono essere giustapposti per trovare un punto di frizione. Ci si confronta direttamente con uno dei pilastri simbolici. L'Eneide ha offerto nel Medioevo e nel Rinascimento e per gli Stati Nazionali, per la nascita degli Stati Nazionali, ha continuato a servire una certa trasmissione autoconfermante del potere. Se nel Novecento lo si è guardato in un certo modo perché premevano di più alcune questioni, arte, consenso, potere e politico e propaganda, per le questioni storiche legate, intrinseche, legate al secolo scorso. Oggi forse vibriamo di più per altre questioni, non ultime quelle descritte di una precarietà diffusa, di una mobilità insistita, alla luce anche di un mondo globalizzato e postcoloniale. In questo senso preme fortissima, come dire, un'esigenza riguardare alla storia del nostro mondo, quello occidentale, l'Europa, alle sue tradizioni, anche per capire che cosa, a proposito di trasmissione della memoria, che cosa i classici trasmettono, quali valori trasmettono. Ma il nostro interesse è ovviamente quello di guardare al di là delle strumentalizzazioni, quello di entrare nella frattura che compare sul guscio e intravedere, al di là del sospetto che ricade sulla figura di Virgilio, quello che invece forse lo metteva più in crisi, quello, il fardello che si è dovuto portare per 11 anni nella costruzione di questo poema. E forse, ed è quello che crediamo profondamente, la crisi, cioè questo volerlo bruciare, questo bruciare personalmente, riguarda la consapevolezza progressiva che l'opera d'arte poi diventa in qualche modo autonoma, o comunque autonoma nel senso che viene consegnata, te ne liberi perché no, è bruciante ed è come se tu scappassi da un incendio e le tue urgenze, ma poi in realtà anche viene consegnata e si consegna un immaginario, quell'immaginario può essere letto e usato in modi diversi e differenti, anche tradendo
tradendo le urgenze originarie. Dentro quella, a questo punto direi ferita, si legge un Virgilio ben lontano da questo sospetto, da questo pregiudizio, e basta leggere qualsiasi dei suoi versi per capire quanto in realtà sia in empatia fortissima con il dolore dell'esistenza, e quindi ancora una volta complessissimo e insieme capace di vedere contemporaneamente i due estremi. Take me out.